Ok, allora buonasera a tutti, sia ai presenti che agli ospiti collegati online. Benvenuti in The House. The House, per chi non lo sapesse ancora, è uno spin-off di Diloan, un laboratorio urbano nel quale abbiamo concentrato un po' la nostra esperienza di 35 anni di lavoro nella manifattura, dove sostanzialmente ci sono due tipologie di partner, dei partner tecnologici che producono le tecnologie e dei partner che producono i materiali. I punti fondamentali sui quali The House lavora, oltre a questo macro aspetto della creazione di sinergie, sono quelli della innovazione, della tecnologia, della sostenibilità e della formazione connessa direttamente alla specializzazione e al know-how che tutti i partner hanno relativamente alle tecnologie. Siccome uno dei temi molto importanti, fondamentali, sui quali tutta la filiera manifatturiera in qualche modo è estremamente protesa e sta investendo moltissimo, diciamo già da qualche anno, in realtà la manifattura già da molti anni, è il tema della sostenibilità. Quindi stiamo facendo una serie di tavole rotonde che sono proprio, diciamo così, incentrate a capire ai diversi stadi, diciamo, della filiera produttiva, quindi dalla progettazione alla prototipazione, la produzione e infine fino al retail. Stiamo facendo una serie di tavole rotonde che in qualche modo vogliono capire, intercettare, comunicare quelle che sono le possibilità che da un lato le tecnologie e l'evoluzione dei materiali offrono ai progettisti o comunque a chi si occupa di prodotto. Quindi abbiamo già fatto degli approfondimenti relativamente alle tecnologie e oggi parleremo di materiali, cioè di quali materiali possono essere utilizzati per la progettazione. In questo caso abbiamo coinvolto i nostri partner che sono residenti, diciamo, in The House, con i quali già abbiamo intrapreso anche tutta una serie di attività progettuali, quindi di interpretazione di questi materiali per dare sempre degli spunti, degli stimoli per evolvere l'applicazione dei materiali stessi, quindi come idee verso i designer. E quindi oggi facciamo questo, come dire, questa discussione, perché poi in realtà è un po' un workshop, diciamo così, che per i presenti successivamente all'approfondimento che gli speaker ci faranno, poi potranno anche fisicamente vedere e toccare dei materiali, perché oggi ho voluto proprio non fare soltanto un'attività ragionando sui grandi concetti di sostenibilità o sui grandi mondi dei materiali, ma proprio anche ho chiesto agli speaker proprio di portare a degli esempi, di far capire proprio fisicamente cosa si può realizzare. Quindi abbiamo Birgit Galen, ricerca e sviluppo manager di The Woolmark Company. E poi sentiremo collegata online Fulvia Bacchi, CEO di Linea Pelle, e presente Giacomo Zorzi, Executive Regional Office District del Veneto, il dottor Pierluigi Fusco Girard, CEO dell'Inificio Canapificio Nazionale del gruppo Marzotto, e che arriverà tra poco perché ha avuto un problema di treni che oggi fanno qualche ritardo, Benedetta Terraneo, Business Manager di Mico, Dinamica by Mico. Allora, lascio la parola a Birgit Galen, grazie e prego. Grazie Loreto per l'introduzione, siamo di nuovo qua. È sempre un piacere di poter presentare le possibilità della nostra fibra. E poi chiaramente siamo anche partner di House, abbiamo già fatto vari progetti anche di ricerca. Non vorrei ripetere tanto chi siamo, cosa facciamo, ma comunque penso che per qualcuno è sempre nuovo che non ci conosce.
legge. The Bulmer Company è un'azienda non profit, siamo finanziati dai allevatori australiani che sono circa 60.000, loro 1,5% della vendita della lana greggia entra nel nostro budget, di cui noi investiamo 40% on farm, per cui tutto quello che riguarda la fattoria, sia l'animal welfare, agricoltura, dei corsi di shearing, ma anche di aiutare anche gli allevatori per il management delle fattorie, e 60% viene investito off farm, di cui ci occupiamo sia di educazione e formazione, ricerca, sviluppo di prodotto. Abbiamo poi dei tool creati negli anni, uno ad esempio si chiama WLab, cioè proprio un sourcing tool di tessuti e filati più innovativi in lana e misto lana. E poi chiaramente lavoriamo anche su dei progetti con i brand, sempre anche dargli supporto per sviluppo di prodotto anche sull'educazione. Va bene, domanda semplice: che cos'è la lana? Ecco, innanzitutto, va bene, la lana è una fibra già per sé, infatti abbiamo detto che parliamo del materiale sostenibile, anche che sono ecologiche, che possono aiutare anche per l'ambiente, per cui abbiamo una lana che innanzitutto è naturale, è rinnovabile, perché il vello cresce sulla pelle dell'animale, della pecora, e chiaramente almeno una volta all'anno deve essere tosato, e di cui noi riusciamo poi a fare i bellissimi filati e tessuti. E poi è biodegradabile, ecco. Dopo noi cerchiamo chiaramente, con tutto del ciclo della vita della lana, che chiaramente di creare vari cicli, perché anche la lana è una delle fibre che è più utilizzato a lungo, ad esempio viene utilizzato 3-4 volte più a lungo che non un cotone. Poi ci sono anche, si crea anche un po' degli effetti anche con il proprio abbigliamento, che poi viene anche passato da una generazione all'altra, e poi viene anche donato tantissimo, e chiaramente ci può anche dare le possibilità, ecco, la lana che è anche, e questo è importante, la lana, una fibra riciclabile, ecco. E poi anche durante tutto il processo, ad esempio, della vita della lana, occorre anche, ad esempio, meno lavaggio, perché la lana ha delle caratteristiche, le proprietà naturali, è una fibra che non ha odorazione, e poi, come la lana, anche la caratteristica di assorbire il vapore quando noi iniziamo a sudare e poi lo rilascia, per cui rimane sempre una percentuale di umidità, diciamo, nel capo, e addirittura fino al 35% che noi non lo sentiamo umido o bagnato. Per cui, avendo sempre un po' di umidità dentro, anche meno elettrostatico, allora assorbe anche meno polvere, un altro motivo perché deve essere meno lavato, ecco, a lungo. Poi per noi è molto importante di trasmettere che la lana è una fibra riciclabile. E poi Loreto ci ha detto anche di portare un po' le varie certificazioni. Chiaramente noi, di certificazione di Vulma, che è il Pioneer Wool, corrisponde al 100% lana vergine, il Wool Rich Brand minimo 50%, e poi abbiamo il Wool Brand, che è proprio il marchio, l'ultimo nato quando abbiamo iniziato a proporre la lana verso il mondo dello sport, perché con 30% di lana riusciamo a mantenere le proprietà e benefici naturali della lana. Ma comunque lì le certificazioni Woolmark sono nati negli anni 64, 1964, per cui eravamo i primi che abbiamo creato il controllo di qualità. E qua comunque la qualità della certificazione Woolmark è proprio la certificazione del prodotto e del capo. Noi certifichiamo ad esempio il contenuto, che è la parte più importante, poi le solidità, il colore,
e poi chiaramente la resistenza e anche le varie lavabilità, come sono poi dichiarato dal produttore. Noi non certifichiamo come Woolmark le fattorie o gli allevatori, ma comunque lì ci sono tanti vari enti che certificano, infatti quelli più riconosciuti, più richiesti anche da parte dei brand adesso, l'AWS. E poi c'è il JQ che è nato proprio più in Nuova Zelanda, ma comunque adesso hanno anche tanti brand, tante fattorie australiane. Poi ci sono anche delle certificazioni che nascono proprio dai compratori e venditori della lana grezza, che si chiamano qua autentica e nativa. Per cui anche lì ci sono varie opzioni che poi il brand o il manufattore può proprio scegliere per le proprie esigenze. Sì, poi chiaramente quello che avevo già accennato, che la lana è veramente la fibra circolare, perché poi per creare la lana basta veramente solo acqua, aria, il sole e l'erba, e poi si crea poi i prodotti, come ho detto, che durano anche di più, e poi sono sempre anche riutilizzato, anche riciclabile. Poi alla fine, quando non c'è una vita, perché si parla della prima vita, che magari potrebbe essere un tessuto pettinato per un bellissimo abito, e secondo potrebbe diventare poi un capo cardato, un cappotto cardato, una giacca cardata, se non nella terza vita entrare magari anche come isolamento della casa. Si poi finisce comunque, è biodegradabile e lascia dei nutrienti di nuovo alla terra, che poi, se vogliamo chiudere la pecora, mangia di nuovo l'erba. Per cui parliamo proprio della circolarità. Se ho promesso che parliamo proprio dei materiali, io va bene, vorrei iniziare proprio dalle lane, come già detto. È già una fibra molto naturale, e poi la lana è riciclabile. Poi possiamo creare vari prodotti, dal tessuto fine fino al cardato, anche per l'automotive, e poi si può creare dell'ovatta in lana per sostituire anche il polyester o anche il downen, e poi ci sono anche delle soluzioni per il trattamento del lavabo in lavatrice. Chiaramente sì, noi come Woolmark, infatti noi non produciamo e non vendiamo, come ho detto, ma noi collaboriamo con tutta la filiera, proprio dalla pettinatura fino al brand finale, e cerchiamo di dare servizio e supporto. Per cui ci sono chiaramente tante aziende, sia filatori che tessitori, che cercano delle soluzioni, delle alternative per la tintura, si cerca di diminuire l'uso dell'acqua, tutto quanto, e poi ci sono anche varie tecnologie sviluppate anche da noi, tipo l'Optim, che è poi una macchina che stira un po' la fibra. E poi tutti quanti cerchiamo anche di ridurre il waste, durante il processo. Per cui già, se pensiamo prima alla lana, anche lì non si butta via niente, perché alla fine anche nella pettinatura, sì, nel lavaggio si estrae la lanolina, ad esempio, e la lanolina viene utilizzata anche per la cosmese, che viene proprio estratto. Poi si cerca anche a varie tipologie di confezione, produzione, che può essere il seamless, o poi anche la maglieria circolare, o se pensiamo anche alle nuove tecnologie delle macchine delle rettilinea, e magari anche, come ad esempio la mia giacca, una soluzione anche può essere il digital print, di trovare delle soluzioni per evitare poi dello spreco. Ecco, e poi sempre chiaramente di incrementare la circolarità. Se guardiamo poi alle fibre, anche quando vogliamo poi il materiale, il capo finale
riciclare, chiaramente dobbiamo un po' vedere di lavorare sulla monocomponente, monofibra, 100% lana, 100% cotone o anche lino, per dire, o meglio poi magari anche se si usa dei filamenti che possiamo poi separare, piuttosto di utilizzare poi delle mischie intime, che diventa già più difficile. Vediamo tanto, effettivamente, poi in particolare questa tendenza un po' dai brand che sono nell'auto, dello sport, che loro cercano primes di nuovo verso le fibre naturali e le mischie naturali. Ad esempio ci sono dei brand che dividono proprio bene la loro collezione, hanno una collezione che diciamo che sono tutte le fibre, una mischia di fibre naturali o includendo anche il Tencel, per fare un nome, e poi che possono essere biodegradabili. E dall'altra parte hanno poi una collezione dove utilizzano, perché adesso anche lì da grande tendenza di trovare delle alternative al sintetico classico, di trovare delle soluzioni alternative. Per cui abbiamo tutte le caratteristiche, come detto prima, se guardiamo verso il 100% lana riciclabile, poi con i vari trattamenti, poi possiamo la lana mischiare con le fibre naturali, poi anche un mondo da cui guardare, e poi lì abbiamo già anche diverse mischie con la lana, tipo che possono essere tipo le crostacee, grazie, o poi anche come l'orange fiber, la fibra di arancia, per cui di guardare anche tutto lo sviluppo che può nascere dall'avanzo, diciamo, del alimentare, poi qua di vedere poi anche in mischia con la lana. Lì abbiamo già diversi filatori che danno queste proposte. E poi infatti quando guardiamo verso, diciamo, il sintetico, chiaramente anche in particolare nel mondo dello sport, la lana è stata mischiata spesso anche con il sintetico per dare più resistenza alla fibra. E adesso vediamo questo spostamento di trovare delle alternative, tipo che abbiamo poi del filamenti di poliamide che sono poi degradabili, poi abbiamo delle poliamide che sono bio-based, che si basano sull'olio di ricino, poi abbiamo poi anche lì la lana abbinato con anche il Coolmax, che è anche il Coolmax Eco, basandosi sui materiali poi riciclata, ecco, il poliestere riciclata, per cui anche lì ci sono vari proposte, finché non anche di averlo il poliamide riciclato, poi che anche lì ci sono le varie certificazioni, ci sono poi chiaramente delle certificazioni che offrono poi i vari produttori, che sono filatori o tessitori, poi chiaramente dipende poi anche dal brand o dal manufattiere quale è la propria strada che vuole tenere, e poi anche che tipo di certificazione vogliono. Ad esempio a Pitti Filati o Milano Unica abbiamo visto che c'erano delle singole aziende che magari avevano anche 15 o 16 certificazioni che sono poi sul mercato. Per cui io qua ne ho vari esempi, dal tessuto navetta, dai filati e anche i jersey. Poi quello che volevo anche farvi vedere è quello che abbiamo detto, che ci sono anche delle alternative al sintetico e al downen per l'ovatta di lana, per dare come insulazione. Poi addirittura qua la lana, grazie alla sua caratteristica della termoregolazione, ci dà un vantaggio. Poi anche lì ci sono
varie collaborazioni che creano anche queste aziende. Ad esempio, ci sono questo, ad esempio, è un'uvetta di lana che poi è creato utilizzando l'avanzo, le fibre molto molto corte che vengono esposte durante il processo della pettinatura, che così si crea poi dell'ovatta di lana. Poi ci sono varie soluzioni che abbiamo qua, che possono vari pesi, varie finezze, che anche lì ci sono delle certificazioni e anche delle mischie diverse. Tra l'altro ci sono poi anche delle aziende che si sono specializzate su questo prodotto, che fanno anche proprio delle collaborazioni direttamente con i brand. Magari un'azienda che produce del base layer che quando si taglia, e poi l'avanzo di questi materiali che poi vengono rielaborati e entrano poi in questo prodotto, che poi torna di nuovo al manufatturiere, al brand, e poi lo utilizzano per creare poi l'ovatta in questo materiale che può essere lana con l'azienda. Poi abbiamo questo progetto anche, ad esempio, dell'Optim. Optim è una tecnologia, una macchina che abbiamo sviluppato, che in pratica dove entra il tops, il nastro, e poi viene stirato, che ad esempio da un 18 micron otteniamo un 16 micron, viene temporaneamente fissato, si crea poi il filato con un trattamento lavabile in lavatrice, poi una tessitura molto compatto, che poi tutte queste tensioni che erano sulla fibra, nel finissaggio umido si rilassano e si ottiene un tessuto molto chiuso, molto chiuso, che ha una idrorepellenza ancora più elevata che già la lana ha. Per cui anche lì di trovare delle soluzioni per evitare dei trattamenti chimici. Poi anche qua vi ho portato un po' di esempio, perché la lana, va bene, grazie alle scaglie possiamo ottenere dei capi in feltrimenti, si può fare un controlled felting. Chiaramente quando lo vogliamo lavare in lavatrice cerchiamo che non mi esce poi due misure più piccolo. Allora anche lì ci sono, ma normalmente fino adesso la metodologia più utilizzata è il chlorine, Ercoset, e comunque ci sono delle alternative che offrono dei filatori sia con plasma, e poi abbiamo anche collaborato con un'azienda che di per sé produce macchine industriali da lavatrice, più che altro per il denim, e loro trattano poi con l'ozono il capo, il cardato o anche pettinato, che per il lavabile in lavatrice. E poi, va bene, ci sono anche diverse tinture alternative, perché abbiamo delle aziende che si sono proprio specializzate sulle tinture vegetali, poi quelli che usano le tinture alimentari, chi proprio ha sviluppato una tintura proprio basandosi sulle erbe, e anche questi hanno ognuno, anche di loro hanno le proprie certificazioni. Va bene, poi è a disposizione a noi un team a livello mondiale di cui possiamo dare supporto per il sviluppo del prodotto, e anche su quello che cercare vi possiamo aiutare per il sourcing. Ma vorrei far anche presentare la nostra nuova piattaforma che si chiama Woolmark Learning Center. Si può registrare gratuitamente e ne abbiamo diversi livelli di corso. L'altra settimana è uscito un corso proprio sulla sostenibilità, che poi tocca tutti i vari argomenti. Ok, questa era la mia parte. Passo il tampone. Grazie. Grazie Birgit. Sicuramente molto, molto interessante. E sicuramente la sostenibilità non è una promessa, ma è proprio un vincolo da rispettare.
una cultura proprio di impresa che deve essere in grado di cambiare e saper adottare un approccio sistemico di filiera, perché in effetti poi la vera sostenibilità è attendere. Sapete meglio di me che se si volesse utilizzare oggi, parlare oggi di un prodotto completamente sostenibile, forse è ancora un po' utopistico, ma ad esempio 15 anni fa, quando mi sono approcciato a questa nuova cultura, a questo nuovo modo di interpretare anche la stessa attività manifatturiera, il presidente della PLEF, che è un po' il nostro advisor per quanto riguarda i principi della sostenibilità, mi disse: ho detto, non pensare di essere sostenibile domani, fra non so 10, 20 anni, 30 anni probabilmente avrai fatto un percorso e potrai essere arrivato ad un grado di sostenibilità elevato. 15 anni fa era qualcosa che non riuscivo ancora a cogliere, oggi mi rendo conto che effettivamente avevamo iniziato, stiamo percorrendo un percorso e chissà quando arriveremo. Quindi anche l'incontro di oggi è un incontro per capire un po' lo stato dell'arte, un po' per calarci in dei mondi molto diversi tra di loro, ma che dimostrano tutti di essere su un'unica direzione, cioè quella del raggiungimento dallo stato dell'arte che è oggi in progress del massimo ottenibile per quanto riguarda i principi della sostenibilità, considerando che chiaramente non ci si ferma ai materiali, ma c'è tutta una filiera da considerare. Il secondo speaker è la dottoressa Fulvia Bacchi, CEO di Linea Pelle, non so se è collegata. Sì, sono collegata, buongiorno. Buongiorno dottoressa, se vuole fare una introduzione prima di sentire poi l'intervento del dottor Zorzi. Sì, sì, intanto grazie per l'invito e grazie per l'opportunità che ci offrite di parlare del nostro settore. Io sono Fulvia Bacchi, quindi rappresento sia l'associazione che raggruppa gli imprenditori conciari italiani e sia come ente fieristico Linea Pelle. Con The House abbiamo avviato una collaborazione che è stata veramente piacere essere qui oggi. Il settore conciario italiano è un settore strategico importantissimo nell'ambito manifatturiero italiano. Do soltanto alcuni numeri. Siamo 1000 aziende suddivise nei vari distretti, 4 in particolare, Veneto, Toscana, Campania, Lombardia, ognuno dei quali specializzato in un certo tipo di lavorazione. Mentre la fiera Linea Pelle è una fiera importantissima a livello internazionale che raggruppa oltre 1000 espositori provenienti da 50 paesi ed è veramente una vetrina eccellente di quello che noi italiani siamo in grado di produrre. Probabilmente il suo collegamento è che è un po' perché dal telefonino. Ok, allora un attimo. Sta proprio le aziende italiane della pelle. Quindi non è un caso che oggi le nostre aziende siano le fornitrici dei più grandi brand della moda, del design e dell'automotive. Io, siccome sono a Venezia e forse la linea è molto disturbata, a questo punto lascio la parola a Giacomo che deve raccontarvi, come ha fatto prima la speaker di prima in maniera completa, perché la pelle italiana è davvero sostenibile. Grazie. Grazie a lei, dottoressa, e buon proseguimento. Dottor Giacomo Zorzi, Executive Regional Office District del Veneto, che è di per sé un mondo per quanto riguarda la pelle. Prego. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giacomo Zorzi, io nel mio lavoro vesto sostanzialmente 3 cappelli, sia il cappello dell'associazione, quindi mi occupo delle relazioni per quanto riguarda le attività di Unic, associazione iscritta a Confindustria, all'interno di Confindustria Moda, sia
le attività per quanto riguarda Linea Pelle, che è un po' il braccio armato del gruppo, dove la fiera è un po' il fiore all'occhiello, ma non è l'unica attività. E poi, in particolare, io sono molto operativo all'interno di ICEC. ICEC, se non lo sapete, è un ente di certificazione ed è l'unico ente di certificazione al mondo che si occupa di lavorare solo e soltanto nel settore della pelle. ICEC nacque qualcosa come 35 anni fa per espresso volere dei conciatori che volevano un ente di certificazione che fosse proprio, non tanto in termini di proprietà quanto in termini di competenza, ed è l'unico ente di certificazione che lavora solo e soltanto nel settore della pelle dal lungo tutta la filiera, dall'allevamento se vogliamo fino alla borsetta in negozio. In 20 minuti di chiacchierata è un po' difficile riuscire a raccontarvi, spero però di darvi soltanto qualche input interessante di quella che noi stiamo vivendo come innovazione responsabile. In realtà dietro il mondo della pelle, dietro il mondo delle concerie c'è tantissimo da raccontare, partendo dai fondamentali, che però sono soltanto dei fondamentali e non sono abbastanza a raccontare quanto è il reale sforzo che la pelle rappresenta in termini di innovazione. La pelle è un sottoprodotto, quindi già di per sé il settore conciario è già un settore che gioca in maniera molto efficace al gioco dell'economia circolare. Nessuno al mondo alleva animali per produrre la pelle. Il 99,5% delle pelli conciate nelle concerie del mondo sono pelli di ovini, caprini, ovini e bovini, scusate, ne ho citati 4, uno l'ho citato due volte, che sono sempre e solo allevati per la produzione di carne, latte o lana. Se pensate che il valore di una pelle fatto 100 il valore di un animale vivo è inferiore al 5%, già questo vi dà un'idea di come sarebbe assolutamente antieconomico gestire un'attività imprenditoriale per produrre un prodotto che vale soltanto il 5% della massa dell'animale. Se parliamo di innovazione responsabile, i versanti sui quali volevo un po' velocemente attirare la vostra attenzione sono sia innovazioni di tipo di prodotto, quindi con prodotti nuovi che abbiano caratteristiche nuove e innovative, sia di processo, quindi con attività di lavorazione che abbiano delle caratteristiche nuove e innovative, sia in termini più ampi per quanto riguarda in modo particolare la trasparenza del mercato, che è un elemento assolutamente fondamentale. Io sono atterrato settimana scorsa dopo una missione di 2 settimane negli Stati Uniti, dove sono andato a raccontare queste cose, dove sono andato a raccogliere l'interesse di stilisti e designer sul tema della pelle, che è assolutamente, quasi sorprendentemente enorme, proprio sul tema della trasparenza del mercato, in particolare sul tema della tracciabilità. Sempre di più, in particolare i brand, ma non solo, anche i consumatori finali, sono decisamente interessati a conoscere quanto più possibile di quello che ci sta dietro una pelle, quello che ci sta dietro una scarpa o una borsetta, perché vogliono sapere, giustamente, quali sono i valori che la filiera nel suo complesso è in grado di esprimere. Quindi, se parliamo di innovazioni di prodotto, abbiamo degli articoli che vengono realizzati con delle tecnologie assolutamente nuove, innovative, tutte principalmente sempre votate alla migliore, come dire, effetto ambientale, parlando soltanto di effetto ambientale, perché poi in realtà dietro c'è molto altro, molto significativo. Io qua ho portato alcuni campioni che purtroppo soltanto quelli che sono in sala potranno apprezzare, perché la pelle, per essere apprezzata, deve essere toccata. La pelle è prima di tutto un veicolo di emozione, è difficile poterne apprezzare il valore attraverso un video. Però sarà sempre possibile condividere con voi anche per quelli che ci vorranno contattare in futuro. Diciamo che queste principali innovazioni di prodotto vengono quasi sempre da nuove richieste del mondo della moda. Come ha detto il mio direttore Fulvio Bacchi, le concerie italiane sono sempre di più rivolte alle fasce alte del mercato e quindi la fascia, il mondo della moda è certamente il mondo a cui siamo più legati.
esiste una forte tendenza dei grandi brand a cercare delle soluzioni che siano alternative, nuove, e che siano comunque, se non sostenibili, perché il termine sostenibile è sempre un termine un po' difficile da utilizzare, comunque che dimostrino una elevata responsabilità. E quindi non più utilizzando soltanto il cromo, voi sapete che l'85%, se dobbiamo dare un numero un po' stimato, delle pelli conciate nel mondo sono ancora conciate con il cromo è ancora l'elemento più utilizzato e assolutamente quello che ci garantisce le prestazioni sull'articolo finito in assoluto più elevate. Ma il mondo cambia, anche il mondo della moda cambia e le richieste si stanno facendo sempre più pressanti in termini di innovazioni, quindi lavorando le pelli con prodotti diversi. Per chissà quale strano motivo il cromo mette paura, ve lo dico da tecnico, è una paura assolutamente infondata, però questa è la direzione del mercato, questa è la direzione che stanno prendendo moltissime concerie e quindi conce con elementi diversi. Io ho qui una pelle fatta conciata con una molecola estratta per esempio dalle acque di lavorazione delle olive. Quindi è un nuovo esercizio di riciclaggio, di recupero e di upcycling di un sottoprodotto che altrimenti sarebbe un rifiuto, sia per quanto riguarda l'agente conciante, sia per quanto riguarda la pelle. Ed è un elemento molto interessante. Ovviamente si tratta ancora di come dire, soluzioni molto nuove, per quanto ormai molto consolidate, perché ormai sono articoli già presenti sul mercato, non sono ancora molto conosciute, ma sono estremamente interessanti. Piuttosto che conce senza metalli, la concia senza cromo, la concia utilizzando soltanto delle molecole particolari come possono essere gli aldeidi, una concia molto interessante come potrebbe essere quella con la zeolite. Sono soluzioni, senza andare a finire troppo nel tecnico, estremamente interessanti perché ci consentono di avere non soltanto una novità tecnica dal punto di vista del prodotto, ma di valorizzare alcuni aspetti che altrimenti non sarebbero così facilmente valorizzabili. Vi faccio qualche esempio. Alcune conce innovative, io non so se voi siete mai stati in una conceria e avete mai visto che cos'è il classico semilavorato, che è il cosiddetto wet blue. È una pelle ormai conciata, ormai stabile, ma è soltanto un semilavorato, ma è una pelle che comunque ha un suo colore di fondo e volendo realizzare dei colori particolari, dei colori brillanti, dei colori particolarmente interessanti, non sempre questo è così facile da ottenere. Con le nuove conce invece si riescono per esempio a ottenere dei colori molto più brillanti, dei colori molto più belli. Le novità sono veramente tante da questo punto di vista. Abbiamo anche sviluppato, e qua entra cambio cappello e metto il cappello dell'ente di certificazione, così come ente di normazione, perché in qualità di UNIC noi gestiamo anche la segreteria tecnica del comitato tecnico dell'UNI, per cui abbiamo la possibilità di proporre soluzioni interessanti per il mercato per definire, o meglio standardizzare, alcune soluzioni che è necessario standardizzare. E quindi abbiamo scritto diverse norme che poi possono anche essere certificabili, e questo è molto interessante. Dal punto di vista di processo esistono delle tendenze molto forti da parte di tutte le concerie italiane ad essere sempre più efficienti. Vi faccio un esempio soltanto, che è il consumo di acqua. Noi ormai da quasi 20 anni, esattamente sono 19, se andate sul sito di UNIC potete scaricare l'ultima versione del rapporto di sostenibilità del settore conciario nazionale, che è un rapporto molto semplice da leggere, ma che contiene una serie di numeri che vi danno l'idea di quanto vale lo sforzo che le concerie italiane stanno facendo ormai da tantissimi anni. Per darvi un'idea sul consumo di acqua, mediamente per conciare un metro quadro di pelle servono, dati dell'ultimo anno, circa 110-113 litri di acqua. È importante questo numero perché sul sito, sul web in giro si trovano dei numeri assolutamente sparati a caso, 4.000 litri di acqua per conciare un paio di scarpe, ho visto le cose più assurde. Ricordatevi, qua ve lo do come suggerimento, tutte le volte che volete verificare un dato che sia relativo alla pelle,
andate sempre a chiedere verifica ai conciatori, perché i conciatori sono in grado di darvi la vera risposta, altrimenti si rischia di prendere delle cantonate veramente mostruose. Fulvia Bacchi vi ha già detto che il settore conciario è concentrato in principali quattro distretti. Il distretto è la vera parola magica del successo della conceria. Io non so se voi siete mai stati in un distretto è un luogo fisico geografico dove sono concentrate non soltanto le concerie, ma c'è un grandissimo numero di concerie, di terzisti, di fornitori di prodotti chimici, di fornitori di tecnologia, di fornitori di formazione, di fornitori di laboratori, di enti di ricerca. C'è una relazione talmente stretta e talmente viva che realizza una condizione che in altre parti del mondo assolutamente non esiste. Tutte le volte che nasce una buona nuova idea, quella buona nuova idea trova un terreno fertile che diventa una buona nuova idea per tutti quanti in tempo velocissimo. Questo è, dal mio punto di vista, che vivo la conceria da oltre 20 anni, è il vero segreto del distretto. E una relazione di questo tipo, una soluzione di questo tipo in altre parti del mondo, francamente, non c'è. Uno dei motivi che spiegano il vero successo dell'industria conciaria italiana. Torniamo al tema dell'acqua. Questo è molto interessante per vedere come una normativa governativa in realtà serve a raggiungere un vero ed efficace risultato ambientale molto positivo. Il governo dice: la quantità di acqua, caro distretto, che io ti metto a disposizione è fissata e non te ne do un litro di più. Oggi, se andiamo nel distretto, per esempio nel distretto di Arzignano, tutta questa quantità di acqua che è stata messa a disposizione dell'industria conciaria è totalmente messa a disposizione, non ci sono più quote libere. Per cui una conceria, se vuole diventare più efficace o più efficiente, ha solo due soluzioni. O si compra un'altra conceria, e può succedere, succede più spesso di quanto non si creda, oppure impara a produrre con i propri impianti e con la propria concessione di acqua a produrre di più. Questo è assolutamente efficace e vi do due informazioni per vedere quanto questa cosa sia vera e concreta. Se guardiamo il report ambientale che abbiamo compilato 19 anni fa, il consumo di acqua per metro quadro era di circa il 20% in più rispetto al dato di oggi. Voi immaginate cosa potrà succedere nei prossimi 20 anni, vuol dire che se andiamo avanti con questa tendenza avremo imparato a risparmiare mediamente quasi il 40%, dato assolutamente notevole. L'altro, io vi porto qua un esempio di una pelle fatta da una conceria che conosco molto bene. Questa pelle, la conceria è riuscita a realizzarla esattamente identica a quella che faceva pochi anni fa, mettendola sul mercato utilizzando esattamente il 50% in meno di quello che usava prima. Quindi, rivedendo il processo, rivedendo la tecnologia, rivedendo l'organizzazione, rivedendo la logistica, rivedendo tutto quanto, risultati di questo tipo sono assolutamente raggiungibili e sono tangibili. Questo è un pezzo di pelle fatto con una caratteristica di questo tipo ed è estremamente interessante. Il dato dell'acqua non è soltanto l'unico dato, l'unico esempio che posso portarvi per raccontare quanto è forte la spinta ad essere più efficace dal punto di vista ambientale da parte delle concerie. E ricordatevi che, faccio una battuta, i conciatori non sono tutti iscritti al WWF, non è che sono tutti soggetti ambientalisti. L'impatto ambientale per loro, giustamente che sono imprenditori, è prima di tutto un costo. E loro vivono nel distretto dove producono, tutti quanti vivono nel distretto dove producono e tutti quanti sono mossi da un fortissimo senso di responsabilità, perché tutti i loro dipendenti vivono nel territorio dove vivono le concerie. I dipendenti non si fanno 500 km al giorno per andare a lavorare. Questo porta a un motore di efficienza assolutamente incredibile. Io che la vivo tutti i giorni resto assolutamente colpito da quanto siano capaci di inventarsi soluzioni per essere sempre più efficaci. Vi faccio un altro esempio. La conceria italiana compra pelli da circa 120 paesi diversi nel mondo. Le pelli, quando devono viaggiare da una parte all'altra del mondo, non possono viaggiare così fresche come immediatamente escono quando escono dal macello, perché la pelle è un materiale deperibile,
e quindi deve essere in qualche modo, la pelle deve essere stabilizzata per subire il viaggio, per sopportare il viaggio. Normalmente, se parliamo di pelle grezza, l'elemento più comodo da utilizzare per stabilizzare la pelle è il sale, cloruro di sodio, il normale sale da cucina, che è un prodotto estremamente efficace da questo punto di vista e ha anche dei costi molto bassi, quindi va benissimo. Qual è il problema? Che il cloruro di sodio è anche un significativo inquinante. Ci sono concerie, soprattutto le concerie di Arzignano, che sono state capaci di gestire e modificare la loro catena di approvvigionamento e tutta la loro logistica. Vi porto qua un esempio. Questa è una pelle fatta da una di queste concerie, dove hanno scelto questa politica di comprare solo e soltanto pelli fresche, così come appena uscite dal macello. Questo vuol dire uno sforzo anche in termini economici molto significativo, ma che porta a due grandissimi vantaggi. Da una parte riescono a contenere il carico inquinante sulle loro acque di scarico, e questo è molto positivo, anche perché sapete che in Italia esiste il principio chi più inquina paga, e quindi c'è anche un significativo risparmio, oltre che un rischio a sforare i limiti che sono imposti dalla legge. Dall'altra parte hanno scoperto che così facendo, lavorando pelli non trattate col sale, riescono anche ad ottenere articoli migliori, dal punto di vista sia del colore, quindi riescono a ottenere colori più brillanti e quindi colori più belli, e questo è decisamente molto interessante, sia riescono a ottenere prodotti che hanno anche delle caratteristiche in termini di resistenza allo stress fisico, quindi allo strappo per esempio, più significativo. È tutto, come dire, un elemento positivo andare a cercare queste soluzioni che alla fine sono un costo per la conceria, ma in realtà sono un investimento perché ne hanno soltanto un vantaggio, è un altro questo esempio estremamente interessante. Se invece andiamo a guardare, questi sono soltanto due esempi, pochi esempi che vi ho fatto su innovazioni di prodotto o di processo, se invece andiamo a guardare, come dire, il tema dal mio punto di vista estremamente interessante, quello della trasparenza, il settore conciario è stato capace di essere, come dire, promotore di un approccio al controllo della filiera molto stretto, per poter rispondere in maniera efficace alle domande dei loro clienti e del mondo della moda proprio sul tema della trasparenza e in particolare sul tema della tracciabilità. Io ho imparato una cosa in questi ultimi 20 anni. La conceria, prima ancora che essere un fornitore di belle pelli, è prima di tutto per il cliente un fornitore di rischio. Questo principio vale per qualunque settore industriale, ogni fornitore porta al cliente un determinato rischio, ma nel settore conciario questa è una cosa particolarmente significativa, perché i rischi che ci sono con un prodotto così naturale sono decisamente importanti, e allora una brava conceria non soltanto quando fa delle belle pelli, ma quando è in grado di dimostrare di gestire il rischio per il proprio cliente in maniera estremamente efficace. Facciamo un esempio. Il mondo della moda ultimamente manifesta un significativo interesse al tema dell'animal welfare, cioè quanto alto è il rischio per un grande brand di essere attaccato e finire sul giornale con un articolo di un giornalista d'assalto che accusa questo o quell'altro brand di utilizzare pelli che vengono da zone del mondo dove gli animali sono stati maltrattati. Il tema è un tema molto sentito ed è un rischio molto grande, soprattutto quando parliamo di, come dire, di valore del brand, non soltanto in termini strettamente economici, ma di una immagine, di una reputazione, quella che si chiama brand reputation. Allora, come fare a gestire per una conceria un rischio del genere per conto del proprio cliente? La soluzione noi l'abbiamo trovata. Abbiamo definito uno schema, io in particolare sono ispettore e giro molto il mondo per questo tipo di certificazioni, per ricostruire l'intera catena di fornitura a partire dall'allevamento fino alla pelle in conceria e, se vogliamo, anche dalla pelle in conceria fino all'articolo, fino al negozio,
potendo dimostrare con assoluta certezza la perfetta tracciabilità fino all'allevamento, fino alla zona fisica, alla geolocalizzazione dell'allevamento. Questo è estremamente interessante, perché un brand può dire, è un esempio che faccio perché è un esempio concreto, può dire: io utilizzo soltanto pelli per il quale il rischio animal welfare non esiste, perché conosco la mia catena di fornitura, conosco la catena di fornitura della conceria dalla quale mi fornisco, e posso dire che questa si approvvigiona da zone dove il rischio di animal welfare è un rischio particolarmente basso, perché per esempio la normativa sul controllo degli allevamenti è particolarmente stringente, severa ed efficace. Questa cosa non si può dire per tutte le aree del mondo. Allora, in questo senso, la certificazione della tracciabilità, piuttosto che la gestione della catena di fornitura, sono due fattori estremamente interessanti, molto nuovi, sui quali le concerie italiane ormai stanno lavorando, direi, alacremente da almeno 5-6 anni, se non anche di più, per offrire al mercato un prodotto più trasparente. E la trasparenza, come vi dicevo prima, è un elemento estremamente interessante e significativo. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare è una certificazione in particolare. Voi conoscete la parola ecopelle, che è una parola nell'accezione comune molto sbagliata, perché identifica un prodotto che non è fatto di pelle ma che imita la pelle. In realtà la parola ecopelle può essere utilizzata solo e soltanto quando si tratta di effettivamente una spoglia animale integra e che abbia delle caratteristiche di impronta ambientale particolarmente significativa. Immaginate di andare al supermercato e comprare un qualunque prodotto e di sapere che per fare quel prodotto, un chilo di pasta è un esempio assolutamente a caso, il produttore vi informi di una serie di dati: quanta acqua è stata utilizzata per fare quel chilo di pasta, anzi parliamo di pelle, quanta acqua è utilizzata per fare un metro quadrato di quella pelle, quanti rifiuti sono stati prodotti per realizzare quel metro quadrato di pelle dato medio, quanta energia è stata utilizzata, quanta energia rinnovabile è stata utilizzata, per tutta una serie di indicatori, che sono indicatori che si possono calcolare per qualunque processo produttivo. Tutti questi indicatori vengono abbassati ad un livello di severità estremo e questi indicatori sono inseriti in una norma, che è una norma UNI, voi sapete che cos'è UNI, che stabilisce quali devono essere i criteri di una pelle finita per essere considerata una pelle a ridotto impatto ambientale. Questa è una pelle certificata come pelle a ridotto impatto ambientale perché il conciatore, in questo caso, è stato capace di calcolare tutti questi indicatori, sono 17, sono molti e sono molto severi, e lui è stato in grado di dimostrare all'organismo di certificazione che rispetta i limiti stabiliti per tutti questi indicatori. Il vantaggio di questa norma, che è stata anche inserita nei capitolati di alcuni grandi brand, è estremamente interessante perché il valore ambientale non è soltanto raccontato, ma è realmente tangibile su una pelle fisica. Voi sapete che state comprando una pelle che è stata fatta nel rispetto più severo delle norme più severe di produzione conciaria. Lo trovo un'innovazione responsabile assolutamente significativa. Non so se il mio tempo è scomparso, temo di sì. Non ho guardato il tempo, comunque è sicuramente molto interessante, grazie Giacomo. Sì, ma non lo metto in dubbio e spero che ci possano essere degli approfondimenti, perché mi vengono in mente due considerazioni, due parole. Una è conoscenza, cioè quanto rispetto a questi argomenti non si sa e invece si deve sapere, si dovrebbe sapere, addirittura bisognerebbe portarlo anche al consumatore finale, perché poi tutte queste attività, tutti questi sforzi, tutti questi investimenti spesso, anzi quasi sempre, non arrivano al consumatore finale, e forse dovrebbe essere proprio il sistema manifatturiero a rendere edotto, diciamo, il consumatore finale, perché molto spesso forse i brand per diversi motivi non lo fanno. L'altra considerazione è la sinergia, cioè di come sia fondamentale che proprio il sistema manifatturiero crei sinergia proprio per far sì che possa dare
sia come prodotti sia come servizi agli stessi brand, agli stessi designer, dei processi, dei prodotti e dei processi che possano avere anche qui un alto grado di sostenibilità. Qualche settimana fa ci siamo conosciuti con il dottor Pierluigi Fusco Girard, che è il CEO dell'Inificio Canapificio Nazionale del gruppo Marzotto, e ho trovato talmente anche qui, cioè lui mi ha edotto di tutta una serie di caratteristiche e peculiarità del loro materiale, per cui ho detto, anche se non sei partner fino ad ora, spero in futuro possiamo diventare partner di The House, però vorrei che intervenissi a questa tavola rotonda, perché veramente stiamo parlando di materiali che meritano la propria attenzione e la conoscenza. Prego. Io mi alzo in piedi, che preferisco. Allora, innanzitutto ti ringrazio molto per questo invito, e ringrazio voi di essere qui e di avere la pazienza di ascoltare qualche cosa, innanzitutto appunto sull'inificio, due parole sull'inificio, e poi ovviamente anche sul lino. Una slide velocissima per quanto riguarda l'inificio. L'inificio fa parte del gruppo Marzotto, ha quasi 150 anni di storia, ha un fatturato da quasi 52 milioni di euro nel 2021 e produce sostanzialmente filato di lino o filato comunque di canapa. Conta 950 dipendenti, uno stabilimento in Italia, due stabilimenti all'estero e appunto un ufficio vendite anche all'estero. Quindi sostanzialmente che cosa facciamo noi? Trasformiamo una fibra, che è appunto la fibra di lino o anche la fibra di canapa, in un filato. Ma che cos'è il lino? Da dove viene il lino? Ecco, innanzitutto il lino è una pianta, non molti lo sanno, forse tanti sanno che cos'è la lana, appunto, e da dove viene la lana, pochi invece sanno che cos'è il lino. Appunto il lino è una pianta anche particolarmente bella. Devo anche dirvi che tanti miei amici mi dicono, ma da dove viene il lino, no? Da dove... Come lo devo immaginare? Qualcuno mi chiede se è un animale, qualcun altro mi chiede se viene da quale albero o altro. No, in realtà è una pianta. Una pianta alta 1,10 m, 1,10 m, che durante il periodo estivo fiorisce, e appunto il suo fiore è un fiore di un azzurro violaceo molto intenso, davvero molto bello. La prima cosa che mi viene da dire è che il lino è... innanzitutto europeo, e poi vediamo perché. Ed è, dal mio punto di vista, una buona sintesi di tradizione, di sostenibilità e anche di innovazione, e vedremo perché. Parlando di sostenibilità, il primo aspetto che ritengo particolarmente interessante è proprio quello a fibra europea. Fibra europea perché, pensate che, fatto 100 le coltivazioni di lino per utilizzo tessile nel mondo, L'83% proviene dall'Europa, in particolar modo proviene da un'area geografica ben definita d'Europa, che è la cosiddetta Linen Belt, Normandia, Belgio e Olanda. L'83%. Il 10% proviene dalla Bielorussia, un 7% dall'Egitto e, appunto, se vogliamo mettere lo 0, c'è qualche cosa che viene anche dal Far East. Primo aspetto interessante, è una fibra nostra. Guardando al tessile, è l'unica fibra tessile europea, quindi è l'unica fibra per la quale possiamo avere un sistema industriale completamente verticale, a partire dal campo fino ad arrivare al prodotto finito. Si parla di sostenibilità ambientale, si parla anche di sostenibilità sociale, no? Arricchisce il nostro terreno, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Parlando di tradizione, è considerabile come la fibra più longeva da un punto di vista di tradizione. Abbiamo degli esempi di fibra di lino già a partire dagli antichi egizi, addirittura
si fa risalire il lino al mito di Iside e Osiride. Non ve lo racconto, ma è una storia davvero molto bella. Non lo racconto per mancanza di tempo, ma è una storia davvero molto bella. Stiamo parlando di 3500 anni prima di Cristo. E da allora è sempre stato parte della nostra storia, della nostra tradizione. Prima come arte funeraria, per esempio, le mummie, no? Le bende delle mummie erano appunto delle bende di lino, oppure il sacro telo di lino, la cosiddetta sacra sindone, no? Non era nient'altro se non un telo di lino. E poi via via nel tempo è stato utilizzato, per esempio, per le navi militari, le navi romane, le navi greche. Fino ancora oggi viene utilizzata la nave scuola Amerigo Vespucci, i cui filati sono di lino e di canapa, appunto sempre del linificio e canapificio nazionale. Appunto nella storia è stato fortemente utilizzato sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia anche per quanto riguarda le tele. No, questi quadri, questi dipinti, sono stati fatti con tele in lino oppure in canapa, per delle proprietà che vedremo subito. Infatti il lino ha delle proprietà particolarmente interessanti. Una su tutte, e poi dopodiché guardiamo anche le altre, è la sua resistenza. La resistenza che lo ha reso interessante per quanto riguarda la sua storia, riprendo le bende delle mummie, riprendo la sacra sindone, riprendo le vele, no, delle navi dei romani, delle navi dei greci. Resistenza che lo rende interessante per i dipinti, no? Nessun artista vorrebbe un dipinto che dopo pochi anni venga distrutto o venga comunque appunto si frantumi, si disintegri. Ecco perché è uno dei motivi, almeno del perché, del supporto, come di utilizzare un supporto che è una tela appunto di lino oppure di canapa. Pensate, questo non lo sapevo, una curiosità, che tanti artisti, uno su tutti Caravaggio, andava dal tessitore e chiedeva una struttura ben precisa, quindi un'armatura ben precisa del suo tessuto per farne tela a seconda del soggetto che doveva andare a fare. Ecco quindi la grande importanza di questo supporto, è appunto un supporto che doveva essere longevo, quindi duraturo nel tempo. Duratura nel tempo è un'altra caratteristica interessante, perché i corredi delle nostre nonne, delle nostre madri, delle nostre famiglie erano e sono prevalentemente di lino, perché si mantengono nel tempo, sono duraturi nel tempo. Ed è questo un altro aspetto, dal mio punto di vista, molto interessante per quanto riguarda la sostenibilità. L'aspetto del durabilità, della longevità, quindi di un prodotto che non degrada nel tempo, un prodotto che non indossi oggi o utilizzi oggi e domani scompare, domani si distrugge, domani si disintegra, ma un qualche cosa che può perdurare per anni. La sacra sindone sono più di 2000 anni, le mummie degli antichi greci ne sono un'ulteriore dimostrazione, ma d'altronde ogni cassetto di famiglia possiede almeno un corredo di tanti anni fa, appunto di lino. Altre sono le caratteristiche di igroscopicità, antistaticità, coibentazione, termoregolamentazione, molto simili, devo dire, anche alla lana. D'altronde sono due fibre che potrei definire nobili e sotto certi aspetti appunto molto simili nella sua naturalità, anche in alcuni casi. Tutte queste proprietà lo rendono interessante per mondi che sono tra loro anche molto differenti. No, lo vediamo molto nel settore tessile abbigliamento, home textile, quindi tovaglie, lenzuola, asciugamani, l'arredamento, quindi appunto imbottiti, poltrone, sofà, ma anche, e lo vedremo dopo, in materiali compositi, in reti per l'imballaggio, e lo vedremo poi più tardi. Ma perché il lino lo consideriamo come sostenibile, a parte quelle due cose di cui abbiamo parlato prima? Beh, ci sono tutta una serie di caratteristiche interessanti. Una delle tante è che il lino non è geneticamente modificato.
È una scelta, si potrebbe fare, ma è una scelta culturale, proprio perché è di matrice europea, di non andare a modificare geneticamente il seme e quindi la pianta. Non utilizza in fase campo, quindi in fase di coltivazione, defoglianti o diserbanti, e utilizza un numero comunque particolarmente limitato di fertilizzanti o di prodotti comunque chimici che in qualche maniera potrebbero avere un impatto negativo sul terreno o comunque sulle falde acquifere. Ecco, un altro aspetto particolarmente interessante è legato all'utilizzo di acqua. Se guardiamo alla fase campo, il lino è una delle poche colture, non solo tessili, ma in generale, che non ha bisogno di irrigazione. Basta fondamentalmente l'utilizzo basta solamente l'acqua piovana. Questo è un aspetto molto interessante, perché significa che nella formazione della fibra non si ha nessun tipo di impatto sull'utilizzo di acqua. Se noi in Europa noi abbiamo coltivati circa 150.000 ettari con il lino. Se noi sostituissimo 150.000 ettari coltivati a lino con 150.000 ettari coltivati a cotone, per esempio, noi avremo un ulteriore consumo di acqua per l'irrigazione di circa 100 milioni di litri. Cioè fondamentalmente è l'acqua utilizzata in un anno da tutti gli abitanti della regione Calabria. Oppure, se ci piace di più guardare al nord, l'acqua utilizzata per un anno da chi abita le città di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Verona e Padova. È un po' la 4. Quindi questo è, dal mio punto di vista, un aspetto molto interessante, anche perché se lo andiamo a collegare all'altro aspetto, quello dell'utilizzo di pochi prodotti chimici, questo significa che non ha nessun impatto anche sulle falde acquifere. No, se utilizzo tanta acqua e tanti prodotti chimici, potrei in qualche maniera andare a inquinare, quell'acqua la potrei andare ad inquinare e quindi potrei in qualche maniera andare a inquinare le falde acquifere. Un altro aspetto interessante è quello legato all'energia utilizzata per la formazione della fibra. È una pianta. Essendo una pianta, tutta la fase di crescita in cui la fibra si sta formando, non abbiamo bisogno di energia. Abbiamo bisogno di energia sì prima per andare a seminare, sì qualcosa per andare a raccogliere quella pianta, ma fondamentalmente si stima che il consumo di energia è tra il 4 e l'8% rispetto a quello che potrebbe essere l'energia consumata per esempio per una fibra sintetica. È una pianta, appunto. Essendo una pianta, un altro aspetto molto interessante è legato alle emissioni di CO2. No, noi abbiamo questa sfida, e lo riprenderò come tema, abbiamo la sfida di ridurre quanto più possibile le emissioni di CO2 in atmosfera. Addirittura a livello europeo ci siamo dati come obiettivo nel 2050 di arrivare a emissioni zero di CO2. Bene, il lino in questo ci aiuta e ci aiuta anche tanto. Nella sua fase campo, nella sua fase di formazione, ha la capacità, parlando degli ettari coltivati solamente in Europa, di assorbire la CO2. Quindi quando si forma la fibra, non c'è un rilascio di CO2 perché c'è un utilizzo di energia, no? Ma al contrario c'è un assorbimento di CO2 e per fotosintesi clorofilliana c'è un rilascio di altrettante quantità, tonnellate di ossigeno. 250.000 tonnellate è un numero decisamente elevato, rappresenta le emissioni di CO2 che un'automobile utilitaria potrebbe emettere in atmosfera facendo 62.000 volte il giro della Terra, quindi non un numero particolarmente significativo. C'è un altro aspetto molto interessante che riguarda la fase del campo, ma riguarda anche tutta la parte di filatura. Della pianta e della fibra si utilizza tutto, un po' come il maiale, volendo, no? in alcuni casi. No, si utilizza tutto, non esiste scarto. Potrei definirlo come un esempio di economia circolare, no? Si parla tanto di economia circolare, o anche di simbiosi industriale, perché della pianta una parte della fibra si utilizza per esempio per il mondo tessile, un'altra parte non della fibra ma della corteccia si utilizza per
il mondo animale, le lettiere dei cavalli, per esempio, perché lo abbiamo visto, il lino è analergenico, i cavalli soffrono di problemi di allergie e quindi andare a utilizzare quel lino lì significa non andare a dar problemi all'animale. Si utilizza nel mondo alimentare il seme, si utilizza nel mondo dei pannelli fonoassorbenti. E nello stesso tempo anche la fibra che entra nel processo produttivo industriale, no, si utilizza tutta o all'interno dello stesso processo produttivo, dalla fibra al filo, o diversamente viene utilizzato come materia prima secondaria, per esempio per il mondo della carta, o il mondo sempre del filato, ma del filato di lino cotonizzato, quindi quello a fibra particolarmente corta, oppure ancora una volta per il mondo dell'edilizia, ma in questo caso per fare i bricks, quindi i mattoncini, delle cosiddette passive house, per esempio. Il lino è una fibra naturale e in quanto tale è 100% biodegradabile. Il lino è una fibra compostabile. Cosa voglio dire quando dico che è una fibra compostabile? Sia come fibra, ma anche come filato. Significa che io teoricamente la posso buttare nel bidone dell'immondizia dell'umido, come faccio con la buccia di banana, e questa in un tempo di circa 2 mesi torna a essere terra. Quindi partiamo dalla terra, mettiamo quel seme a terra, ne facciamo un filato, quel filato una volta immesso nella terra torna a essere terra e chiudiamo il circuito. Questo potrebbe essere vero ed è vero anche se noi andiamo avanti nella catena del valore, ne facciamo un tessuto, ne facciamo un capo, che rispetti ovviamente determinate caratteristiche. Se lo andiamo poi a riempire di alcuni prodotti chimici o comunque facciamo costruzioni particolarmente complesse, questo probabilmente non sarà più vero. Ma nel lino, come vi ho detto prima, con il lino si possono fare anche cose ben diverse rispetto a quelle che noi tutti conosciamo, l'abbigliamento, l'arredamento della casa. E in generale il mondo liniero, e devo dire in particolar modo anche il linificio, si è posto un tema. Ma se il lino è una fibra così sostenibile, è una fibra che ha un DNA così nobile, cosa posso fare io mondo liniero o io linificio per dare un mio contributo di riduzione degli impatti ambientali? Anche in settori che possono essere tanto diversi rispetto a quelli dove oggi normalmente vengo utilizzato come lino. E allora ci siamo posti, no, abbiamo fatto degli studi e ci siamo detti, il mondo dei materiali compositi è un mondo che effettivamente degli impatti li ha, degli impatti ambientali li ha. Allora proviamo a capire se riusciamo a sostituire della matrice del materiale composito, che oggi è in fibra sintetica, andiamo a sostituire con una fibra naturale, o con lino, o in alcuni casi con la canapa. Dopo 3 anni e mezzo di studi, insieme con una serie di partner a livello europeo, siamo riusciti a ottenere dei materiali compositi in fibra di lino e in fibra di canapa, che sono 2 volte interessanti. Sono interessanti perché utilizzano appunto la fibra stessa, che è particolarmente attenta agli impatti ambientali, ma nello stesso tempo abbiamo notato che a parità di performance il pezzo fisico è un pezzo più leggero e quindi tutto il mondo degli aerei, delle automobili sportive comincia a guardare questi materiali con più interesse, perché parità di performance, o una macchina o un aereo più leggero, o riduzione delle emissioni, no, inquinanti, perché consumo di meno sostanzialmente. Questo è un pezzo di un Alfa Romeo, l'Alfa Giulia. Abbiamo fatto insieme con il team Romeo Ferraris e con tutta una serie di partner italiani, abbiamo costruito questa automobile, che è un'automobile tra altre cose elettrica, che tutta la parte di carrozzeria, come vedete, è fatta con materiali composti in fibra di lino, filato e poi tessuto e poi intrappolato in questa matrice.
Oggi lo stanno utilizzando grandi marche come può essere la Porsche, è una notizia di qualche giorno fa, la BMW, ma anche la Volvo, anche altre case automobilistiche si stanno approcciando a questo tipo di prodotto. Ma che cos'altro abbiamo fatto? Ci siamo detti, ma visto e considerato che è così importante per noi, per i nostri figli, io ho appena avuto, qualcuno lo sa, ho appena avuto anche il terzo figlio qualche giorno fa, e mi sono sempre posto il tema, ma è bene essere concreti, è bene essere attenti agli aspetti di sostenibilità, ma in modo concreto, non in modo astratto, non con le chiacchiere, come abbiamo visto anche prima, ma in maniera molto concreta, in maniera molto attenta, per il bene nostro, ma soprattutto il bene dei nostri figli. E a questo punto siamo andati a fare uno studio, a cercare di capire quali possono essere che cosa dà dei grossi impatti a livello ambientale, no? Impatti ovviamente negativi. E abbiamo notato che le famose isole di spazzatura che noi veniamo a galleggiare nei nostri mari, da testi scientifici come quelli che poi sono stati riportati da Nature, hanno notato che dal 30 al 50% di quelle isole che galleggiano nei mari ci sono reti di plastica. Reti di plastica che provengono certamente dal mondo delle reti dei pescatori, che certamente provengono anche dal mondo delle coltivazioni delle cozze, per esempio, ma anche tante reti che provengono dal mondo dell'alimentare. No, le retine, per esempio, che avvolgono le nostre arance, i nostri limoni, le patate, in alcuni casi le cipolle, per qualche strano motivo alla fine finiscono nel mare. Allora ci siamo detti, ma visto che il lino è così appunto rispettoso dell'ambiente, perché non proviamo a sviluppare un filato che possa essere utilizzato da quei macchinari che oggi utilizzano i filati di materiale sintetico? E tra altre cose quei materiali plastici sono i materiali anche piuttosto scadenti che nel mare perdono le cosiddette microplastiche a quantità straordinarie e quindi da questo punto di vista hanno un impatto veramente devastante sul nostro ambiente. Proviamo a capire se riusciamo in qualche maniera a sostituire quel filato di quel materiale plastico con un filato di lino. 2 anni e mezzo di ricerche con un partner sempre italiano, di Bologna, siamo riusciti finalmente a ottenere un prodotto che sono delle reti che oggi vengono già utilizzate da alcune aziende, ahimè purtroppo, non italiane, ma prevalentemente francesi, tedesche, e c'è già un approccio interessante da parte di alcune aziende spagnole, che stanno utilizzando queste reti per patate, cipolle, nel caso che vediamo lì, pomodori, e si stanno generando ogni giorno nuove idee. Peccato solo dire che 2 aziende italiane hanno avuto una bella idea, ma che in Italia non se ne parli e soprattutto non venga assolutamente utilizzato, ma venga utilizzato all'estero. Ecco, quindi questi sono alcuni esempi. Un terzo aspetto che abbiamo cercato di portare avanti sempre come, in questo caso soprattutto come lineificio, è quello di dire cerchiamo di ridurre ancora di più i nostri impatti ambientali, riportando le nostre produzioni a lavorare come si lavorava 70, 80, 90 anni fa, nel totale rispetto dell'ambiente. E quindi abbiamo inventato tra virgolette, perché abbiamo appunto ci siamo rifatti al passato, un modello di fabbrica lenta, un modello di fabbrica che guarda con molta più attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità e alla qualità rispetto alla produttività e alla massimizzazione del profitto. Ed ecco quindi che abbiamo creato questo filato che si chiama 1873, ricordate, no, la data di fondazione dell'azienda, con il quale poi abbiamo anche prodotto delle piccole lenzuola di lino, appunto per bambini, guardando un po' al futuro, no? Quindi prenderci cura delle nuove generazioni
che appunto dovranno essere loro quelle che vivranno il nostro domani, che si spera avere un appunto una situazione almeno uguale a quella attuale. E poi dopodiché l'altra cosa bella che si sta portando avanti come sistema liniero italiano è quella di riportare in Italia le culture del lino. Il lino era una fibra anche italiana, oggi si coltiva solamente nel nord della Francia, in Belgio, in Olanda, ma era anche italiana. E siccome produrre a chilometro zero, cercare di ridurre la catena del valore significa alla fine contribuire in qualche maniera a un impatto positivo per l'ambiente, ci siamo dati come obiettivo quello di riportare queste coltivazioni anche in Italia. La prima coltivazione che è stata portata in Italia dopo tanti anni è stata portata a Bergamo, nella zona che si chiama Astino, che è quest'area qui, e in queste invece settimane stiamo seminando anche nel nord, nel centro e nel sud Italia, proprio per riportare in Italia questa, la cultura e la coltura del lino, e ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali. Credo che sia tutto, per cui vi ringrazio. Grazie a te Pierluigi, veramente molto interessante anche questo intervento che apre un altro mondo, no? Che è quello del lino. In realtà oggi ci sono 4 relatori, 3 prodotti naturali e un prodotto sintetico. Io adesso non sono un esperto ovviamente e non so quali sono i numeri, però sono sicuro che il rapporto nel mondo del tessile, che sappiamo tutti è uno dei più inquinanti, tra prodotti naturali e prodotti sintetici è estremamente ribaltato, con proporzioni, non so, 10 a 1 forse, no? Per cui sicuramente abbiamo tutto un mondo di materiali, sintetici. Nel campo dei materiali sintetici, ovviamente, noi abbiamo coinvolto l'azienda Amico, che è un'azienda che produce una microfibra, e poi Benedetta vi spiegherà bene perché è nostro partner, stiamo facendo dei progetti interessantissimi con questo materiale, perché il mondo ovviamente del sintetico è un mondo enorme. Però la testimonianza di Benedetta Terraneo sarà proprio quella di capire come anche nel prodotto sintetico effettivamente si può, si deve e si dovrà fare moltissimo. Prego. Non so se... ecco, sì, senti. Allora, intanto grazie mille per l'invito, insomma ci conosciamo da un po' di tempo, è la prima volta che riesco insomma a partecipare a un evento di The House, questa tavola rotonda sui materiali responsabili. Ho sentito con molto piacere gli interventi precedenti e mi affascina molto diciamo, anche l'altro mondo, i materiali insomma, naturali o comunque materiali come la pelle, dove c'è una tradizione veramente lunghissima. Insomma, abbiamo parlato dell'Antico Egitto, quindi sono materiali che hanno una storia e affascinano. Quindi cercherò di affascinarvi anche raccontandovi un po' quello che è il prodotto che produciamo, che si chiama Dinamica, e magari cerco di rendere la storia un po' più romanzata. Nel senso che no, ovviamente non possiamo parlare di 2000 anni fa, perché Dinamica è una microfibra, o diciamo volgarmente chiamata tessuto non tessuto, che non suona proprio così bene. Però diciamo che sicuramente è un prodotto che una tecnologia, perché le microfibre iniziano forse con gli anni 70, quindi diciamo relativamente giovane come materiale, il nostro prodotto nasce un po' dopo. Nasce un po' da una passione che è stata quella della mia famiglia, di mio padre, per i materiali sintetici, dove diciamo nella fine degli anni 70 produceva in realtà finta pelle. E da lì un po' insomma nell'esperienza, insomma nel mondo soprattutto dei sintetici, negli anni 90 sentiva proprio questa esigenza di produrre qualcosa di nuovo
e qualcosa che assomigliasse all'effetto scamosciato della pelle, perché diciamo che la microfibra è quello che vuole fare, insomma, imitare un po' volgarmente, insomma, il bellissimo effetto della pelle scamosciata che è ancora inarrivabile, però ovviamente da un punto di vista industriale. E quindi cosa fa negli anni 90? Perché l'Italia non era all'avanguardia con questa tecnologia, che invece partiva dal Giappone. E quindi decide di andare in Giappone e lì incontra quelli che sono, insomma, tuttora i nostri partner, un colosso giapponese che si chiama Asahi Kasei, che insomma è una potenza su tantissimi fronti, tra cui proprio quella di aver brevettato nel 94 una nuova tecnologia per produrre questo tipo di microfibra. Perché la caratteristica, diciamo, proprio del nostro prodotto è stata quella di essere prodotto attraverso un processo all'acqua e utilizzando una parte di poliestere riciclato. Questo già dal 1997, che è l'anno in cui poi dopo l'azienda è stata fondata a Gorizia, perché ci troviamo nel nord-est. E grazie a questa sinergia tra la passione e l'imprenditorialità italiana e la tecnologia giapponese. Perché sicuramente bisogna anche ricordare una cosa, non basta semplicemente produrre dei materiali eccezionali, ma è anche proprio come vengono prodotti che fa veramente tutta la differenza. E quindi in tempi ancora non sospetti, perché parliamo proprio della fine degli anni 90, questo prodotto veniva già prodotto all'acqua, quindi dimentichiamoci la parte solvente, e utilizzando, facendo un upcycling, perché comunque il poliestere recuperato derivava già da quel tempo da scarti, da rifiuti in poliestere. E le caratteristiche del prodotto rimangono ancora oggi queste, ovviamente riuscendo negli anni a migliorarci, perché non bisogna mai fermarsi, sicuramente la carta vincente è essere in continua evoluzione negli anni. Quindi le caratteristiche sono appunto quelle di un materiale con un contenuto di poliestere riciclato, che poi varia nelle percentuali a seconda della tipologia di prodotto e applicazione, e un processo produttivo all'acqua, quindi senza l'utilizzo di solventi, e il fatto che appunto non deriviamo da comunque una filiera animale, ma siamo un prodotto che poi risulta vegan. E, ovviamente parliamo di economia circolare da sempre, perché viene utilizzata una parte di scarti e viene ridata una seconda vita. Si parla ovviamente di upcycling, perché l'origine del poliestere è proprio scarti. Parliamo sia di pre-consumer che post-consumer, ma tendenzialmente di materiale che ha poco valore, che altrimenti sarebbe stato destinato all'incenerimento. Lavoriamo su una filiera che quindi parte proprio dal Giappone, dove ovviamente avvalendosi la nostra consociata giapponese ha dei fornitori consolidati e certificati da tempo, che utilizzano effettivamente poliestere riciclato, e che viene rilavorato attraverso anche lì un processo produttivo molto innovativo che parte dal Giappone, e per arrivare in un formato di semilavorato nei nostri stabilimenti a Gorizia, e dove ritrasformiamo e gli diamo l'aspetto che è poi utilizzato nell'applicazione finale. So che oggi si parla di moda ed è uno dei vari possibili applicazioni settore di applicazione del nostro prodotto. Diciamo che però il nostro mercato più grande è sicuramente quello dell'auto, in cui materiali come la microfibra vengono utilizzati ampiamente, perché ahimè il camoscio è stupendo, ma è molto delicato all'interno di un'auto, e quindi soprattutto per applicazioni come la seduta
un prodotto in microfibra è parecchio resistente e quindi sicuramente a livello di tempo può mantenere insomma, l'aspetto. Quello che stiamo sviluppando con alcuni clienti, ma anche indipendentemente insomma, con delle nostre ricerche, è capire quale può essere il fine vita di una microfibra applicata ad esempio sulla seduta di un'automobile e abbiamo individuato insomma alcune possibilità per poterle riutilizzare soprattutto perché vengono generati un sacco di scarti anche dalla tutte quelle che sono le filiere per realizzare le vestine delle auto. Ci sono insomma soprattutto nell'est Europa delle grandi aziende che vengono commissionate dalle case automobilistiche per realizzare le fodere delle sedute per cui vengono generati molti scarti. Questi scarti possono essere raccolti e ritrasformati in pannelli che possono essere riutilizzati proprio magari anche come isolanti all'interno del veicolo o se no in altre applicazioni nel campo dell'edilizia. Questo è quello insomma che stiamo un po' sperimentando per appunto continuare questa economia circolare del prodotto che non si deve insomma fermare alla tomba ma deve insomma continuare ad avere una nuova vita. Le caratteristiche di un prodotto come dinamica sono quelle sicuramente di essere un prodotto molto gradevole perché al tatto appunto ricorda quello di una pelle scamosciata e in aggiunta con delle caratteristiche tecniche che gli vengono date grazie al processo che insomma gli conferiamo noi, quindi insomma, resistenza, idrorepellenza, è un materiale comunque traspirante, quindi consente insomma, anche in una seduta una traspirabilità per il passeggero e che quindi insomma, lo identifica come proprio un materiale confortevole da utilizzare anche su viaggi molto, molto distanti. E, non è un materiale che si scalda o si raffredda facilmente, cioè, in maniera insomma, importante, per cui anche risulta confortevole 12 mesi all'anno. E un'altra caratteristica è quello che può essere facilmente lavabile. Io ho dei cani particolarmente grandi e amano dormire sul divano, sui cuscini, è impossibile insomma fermarli. E ho alcuni divani rivestiti proprio con dinamica e ogni tot vanno in lavatrice insomma, a 40 gradi e poi vengono rimessi, insomma sono nuovi come prima. Quindi sicuramente questo è un vantaggio per un materiale che magari deve avere delle applicazioni anche un po' più critiche. E, qual è la caratteristica? Questo è un po' quello che non si vede, perché poi dopo, insomma, se venite qua a vedere insomma, alcuni campioni, risulta un materiale fatto da un unico strato, però se andiamo proprio ad aprirlo insomma, nelle sue varie parti, in realtà è composto da tre strati e questa è proprio la caratteristica, l'invenzione insomma, del materiale. E sono tre strati in cui nel processo produttivo fatto in Giappone queste microfibre, quindi queste fibre di poliestere riciclato mescolate anche a fibre vergini vengono messe in bagni, praticamente in vasche d'acqua e questo scrim centrale che si vede nella foto che è sempre uno scrim di poliestere, passando attraverso dei rulli, cattura queste fibre che vengono agugliate da dei jet d'acqua che quindi le compattano e le uniscono tra di loro in una maniera che poi non si possono più separare, perché se venite a toccare ovviamente non distinguete, non si vedono insomma, queste microfibre, ma risulta insomma, un materiale unico.
E la composizione finale prevede anche un bagno di poliuretano all'acqua che viene, diciamo che ha una funzione da binder che rende le fibre ancora più resistenti. Questa è proprio, diciamo, questa caratteristica proprio del prodotto. Cosa abbiamo fatto, insomma, negli anni? È stato un po' aumentare anche il quantitativo di fibre provenienti da poliestere riciclato, aumentando le percentuali di questi tre strati. E questo l'abbiamo fatto soprattutto grazie, insomma, delle richieste che provenivano dal settore automotive, e applicato poi anche ad altri prodotti come quello della moda. E quindi aumentando queste fibre siamo riusciti a raggiungere dei quantitativi anche importanti di poliestere riciclato per articolo. Attualmente, questo è, insomma, un dato per il materiale fornito al mondo della moda, in cui parliamo di un 73% di origine da materiale riciclato per un prodotto che può andare, insomma, nella confezione, soprattutto, insomma, borsetterie e scarpe. E, diciamo, è sicuramente qualcosa che il mercato richiede, perché, insomma, tutti siamo consapevoli di guardare a prodotti che utilizzano una componente importante di materiali riciclati. E, parlando di certificazioni, sicuramente abbiamo un percorso che è partito anni fa. Dal 2010 abbiamo iniziato a mappare il life cycle dei nostri prodotti, quindi mappare la filiera dal Giappone al praticamente quello che viene detto dalla culla al cancello, quindi fino, insomma, a quando vendevamo il prodotto ai nostri clienti. Abbiamo iniziato questo percorso con tutte le nostre linee dedicate all'auto, che era, insomma, il nostro mercato trainante, e negli anni poi abbiamo proprio collaborato anche con le case automobilistiche, che sempre di più richiedono informazioni più precise su calcoli di emissioni, quantitativi, appunto, di materiale riciclati, e quindi abbiamo, diciamo, attivato un percorso che comunque va avanti, perché poi dopo, insomma, dopo lo studio di LCA, e quindi di conseguenza quelle che abbiamo, insomma, optato noi per delle certificazioni IPD, Environmental Product Declaration, il nostro percorso continua e andrà avanti sicuramente con tutta la certificazione della filiera del riciclato, con il Global Recycle Standard, che, insomma, siamo già arrivati a buon punto, perché ovviamente per ottenere la certificazione sul materiale devi avere tutti i fornitori, insomma, certificati, quindi sicuramente ci è voluto del tempo, ma, insomma, siamo quasi in dirittura d'arrivo. E poi l'obiettivo, ovviamente, finale, che, insomma, abbiamo già intrapreso, è quello della carbon neutrality. Un obiettivo che ci siamo posti di raggiungere entro il 2030, non parliamo solo di carbon neutrality aziendale, ma proprio di tutto l'LCA e quindi di tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti. E quindi il percorso sicuramente va avanti. Prima di porci questo obiettivo abbiamo sicuramente migliorato quello che era il nostro ciclo produttivo, installato, ovviamente, impianti fotovoltaici, iniziato a utilizzare solamente energia da fonti rinnovabili. Ovviamente abbiamo, insomma, cercato di ottimizzare quello che era il nostro processo produttivo, e come ultimo, insomma, abbiamo optato per una cattura di CO2, di quelle che sono comunque le nostre emissioni, attraverso dei progetti di riforestazione, partendo da un bosco che in realtà è vicino al nostro sito produttivo, perché ci sembrava quasi doveroso, visto che
la nostra azienda è situata in Friuli Venezia Giulia, fare un intervento per un bosco locale per poi magari spostarci in altri paesi che magari in qualche modo vicini o a clienti o comunque in quei posti del mondo dove il nostro materiale viene utilizzato. Ed è un materiale che va un po' in tutto il mondo, perché lavorando con il settore auto lavoriamo sia moltissimo con l'Europa ma anche con Nord America e Cina, dove sono i siti produttivi più importanti. Questa è un'immagine di un riciclo di vari prodotti utilizzati nell'auto, tra cui anche proprio il Dinamica, scarti che provengono dalla filiera dell'automotive e che vengono riutilizzati e compattati assieme, appunto, come dicevo prima, per essere recuperati e avere una nuova vita. Cosa sicuramente stiamo cercando di fare è quello anche che i nostri clienti ci chiedono, è quello di sicuramente coinvolgere e cercare di far cambiare il più possibile, dove anche noi riteniamo opportuno, un po' la filiera. Perché è sicuramente attraverso un input anche interno nei settori che si possono poi dopo creare dei cambiamenti importanti, perché la direzione da prendere è sicuramente una direzione comune e quindi cercare di coinvolgere il più possibile affinché questo non sia il percorso solo di un'azienda o di un prodotto, ma un percorso a tendere di molti, perché sicuramente noi quattro non possiamo fare la differenza, ma la differenza viene fatta da un sistema molto più grande di noi. E volevo solo concludere magari lanciando questo piccolo video in cui magari si capisce un po' meglio questa tecnologia che vi ho raccontato, insomma, così in una maniera non troppo tecnica, perché sennò sicuramente avrei utilizzato altri termini, altre slide, ma magari qualche immagine può sicuramente far capire forse meglio quello che il lavoro che in realtà c'è dietro. Vede sempre il Dinamica nero, in realtà ci sono veramente tanti altri colori e mi dispiace che sia, insomma, limitato a quel colore, ma è sicuramente il più venduto, soprattutto per l'auto, la caratteristica del prodotto è quella di partire da una base bianca, per cui dopo le gradazioni che si riescono a ottenere a livello proprio di colore sono molte. E quindi anche da un punto di vista poi del design ci si può veramente sbizzarrire. Grazie Benedetta.
stato un piacere avervi qui. Se ci sono delle domande, non so se online c'è qualche domanda oppure se dei presenti in sala hanno qualche domanda, capisco ce ne potrebbero essere tante, cerchiamo eventualmente di... Vuole chiedere qualcosa? Vabbè, lascia. La risposta è tutti no, ma il processo avviato perché tutti facciano questa cosa assolutamente sì. Uno degli elementi più importanti nella gestione di una conceria oggi è quella della gestione di quello che si chiama il rischio chimico. Poiché il rischio chimico è un elemento molto significativo non soltanto in una conceria ma in tutte le aziende dove la chimica ha un impatto importante, il protocollo di ZDHC, che non è una legge europea, non è una legge italiana, ma è un protocollo privato, mettiamola così, è uno dei più diffusi e probabilmente uno dei più interessanti. Sono abbastanza sicuro quando dico che quasi tutte le concerie più importanti lo fanno già, perché i loro clienti glielo impongono come condizione assolutamente imprescindibile. Il nostro organismo di certificazione è anche qualificato direttamente da ZDHC per fare i controlli sia nelle concerie sia nelle aziende di produzione di prodotti chimici, quindi direttamente presso i fornitori, per verificare il rispetto dei protocolli di ZDHC. Quindi la risposta è no, non tutte, perché non è una norma, ma è un processo avviato per cui arriveremo a che tutte le concerie poi in effetti seguiranno questo protocollo. Però è un processo ormai avviato da diverso tempo, certamente sì. E sicuramente il mondo manifatturiero è già molto più avanti rispetto alla legislazione, che spesso impiega del tempo, e sono infatti in qualche modo i brand più sensibili ad indirizzare, diciamo, il mercato, diciamo, manifatturiero, il mondo manifatturiero, affinché vada più o meno veloce in una direzione più che in un'altra. Tant'è vero che, per esempio, noi che abbiamo una manifattura che parte dalla progettazione fino proprio alla produzione dei manufatti finiti, ci sono alcuni brand più sensibili che richiedono delle certificazioni, degli standard, altri invece che ne accettano di più inferiori. Ovviamente più si va verso il basso e più c'è un sistema manifatturiero che spesso poi è anche un po' borderline, insomma. Mi permetto, se posso, di aggiungere un altro elemento. Sono certo quando dico che alle concerie italiane, che per darti un numero rappresentano circa il 65% del volume di produzione in Europa e poco meno del 20% del volume di produzione nel mondo, quindi parliamo di una quantità di produzione decisamente molto significativa, sono certamente le concerie alle quali i clienti stanno facendo le richieste più pressanti. Da un lato perché un prodotto di qualità così elevato non lo trovano in altre parti del mondo. Dall'altro perché non trovano delle aziende così strutturate dal punto di vista industriale, per cui non vi è una uguale capacità nelle concerie di altre parti del mondo, in generale poi esistono ottime concerie anche in altre parti del mondo, ci mancherebbe, però genericamente parlando, la conceria italiana è quella che garantisce la migliore, maggiore capacità di gestire anche questo rischio, sempre in funzione di quello che dicevo prima, che bisogna gestire il rischio per il cliente. Sì, non volevo rompere le scatole. No, domanda molto interessante. È interessante che alla fine il cliente finale, non solo il brand, ma anche il cliente finale, che esige certe tipologie di standard. Quindi non so se voi avete magari richieste da un
prodotto che a un brand? Se posso, non volevo rubare la piazza, ma la relazione che c'è tra la conceria e immagino sicuramente anche aziende come la loro, la conceria e il consumatore finale è una relazione piuttosto limitata. Per una serie di elementi, la relazione che c'è è certamente più forte tra la conceria, in questo caso io parlo della conceria, e il cliente che è il brand. Il consumatore finale si affida e si fida molto di più di quello che gli dice il suo brand. Per questo che è molto difficile costruire una relazione tra il produttore e il consumatore finale. Quello che invece è possibile fare, quello sulla quale Linea Pelle è un campo sulla quale si sta spendendo moltissimo da tantissimi anni, è quella di interagire in maniera molto, il più possibile costruttiva con il brand, con gli uffici stile, con i designer, con gli uffici sostenibilità, perché loro possano assorbire le informazioni più giuste che possano poi essere utilizzate per costruire una storia per il consumatore finale. Ma è molto difficile costruire una comunicazione diretta col consumatore finale. Chi compra una scarpa, probabilmente in conceria, non c'è mai stato, non sa nemmeno che esiste una conceria, oppure ha delle informazioni gravissimamente sbagliate, uccidono gli animali per produrre una pelle, che sono veramente molto sbagliate e che è difficile da contrastare. Allora la soluzione più interessante è sempre quella di veicolare un'informazione giusta, il più possibile verificata e quindi spesso certificata. Sono contento di vedere come tante certificazioni, come dire, molto significative sono tanto utilizzate, come l'EPD piuttosto che altre soluzioni, perché quello garantisce una comunicazione vera, come fosse scritta sulla pietra al brand, che poi può utilmente trasferirle al consumatore finale, ma è sempre il marketing tra il brand e il consumatore finale che è il canale più importante. Sì, è vero, però sicuramente anche il sistema manifatturiero, a mio modo di vedere, deve impegnarsi verso il consumatore finale, perché noi abbiamo gli audit ci sono di categorie A, B e C. Certo. E quindi lì ogni brand poi ovviamente comunica quello che più rientra o nella sua filosofia o più che in qualche modo fa comodo, non so adesso come definirlo, insomma. Ovviamente è un percorso molto 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 lungo dove secondo me, cioè, ad esempio delle associazioni secondo me devono fare questo tipo di attività. Assolutamente, quello che noi facciamo quello che noi stiamo facendo oggi in qualche modo va anche un pochino in questa direzione, perché dicevo prima, cioè la conoscenza è elemento fondamentale per poter fare delle scelte, ripeto, specialmente in un mondo che non è come quello della moda, che non solo non è sostenibile ma è uno dei più inquinanti, quindi partiamo veramente molto molto indietro. Però visto che non volevi prendere diciamo il palco, diciamo così, c'è un'altra domanda, quindi penso la vedete tutti per cui puoi rispondere direttamente. Sì, la risposta è sì, esiste. Sul sito di Linea Pelle è possibile accedere alla raccolta più completa che esiste al mondo di articoli sviluppati sulla concia, non sono sicuro da quanti anni, ma sono sicuramente tanti. C'è un campionario che è disponibile su un sito al quale ci si può registrare per avere informazioni su ogni tipologia di articolo finito che è stato realizzato e sapere anche chi lo ha realizzato con i contatti per relazionarsi poi direttamente con il produttore. Quindi fate sempre riferimento a Linea Pelle. Poi noi comunque come The House stiamo sempre di più arricchendo una sorta di archivio di materiali che abbiano, diciamo, delle caratteristiche particolarmente responsabili / sostenibili. Ma poi per chi comunque volesse ulteriori informazioni,
i siti di riferimento online dei nostri relatori saranno tutti sul sito di House, quindi potete tranquillamente poi accedere nello specifico ad ognuno di loro anche per interagire ed eventualmente fare delle domande, diciamo, più approfondite. Ok, io ringrazio tutti. Abbiamo qui i materiali, quindi invito i presenti a capire di cosa abbiamo parlato. Vi ringrazio tutti e alla prossima. Ciao a tutti, arrivederci.